Ehi la ciurma, io sono Mazzetest e benvenuti in questo nuovo video tutorial di Mountain Blade Bannerlord. Oggi andremo a parlare di quello che è la forgia e il crafting, quindi delle armi, che è un'aggiunta nuova di Mountain Blade Bannerlord e in cui ho avuto un pochettino da passare del tempo a cercare delle guide online, sperimentare per riuscire a capire come effettivamente funzionasse. Allora, intanto, una cosa che non ho ancora capito, ma penso che funzioni così, è dove trovare le risorse. La risorsa che ci serve di più è l'hardwood. L'hardwood, da quello che ho capito io, si può solo comprare in questo momento. Si può ottenere da alcune risorse, però anche quello per ottenerlo bisogna avere comunque dell'hardwood di base per partire. Quindi per partire bisogna avere per forza del hardwood. L'hardwood viene prodotto in alcune cittadine, cioè in alcuni villaggi, ma in tutte le cittadine si trova e non ha un prezzo troppo alto. Costa appunto tra i 12, che è abbastanza economico, ai 20-30, quindi non una cifra esagerata. Una volta che si ha un po' di hardwood, si può entrare nella smithy. Qua dentro le città, ogni città ha la possibilità di entrare nella sezione forgia. La sezione forgia è divisa in tre sezioni, come potete vedere qua: refine, smelt e forge. Tutte e tre abbastanza importanti. Iniziamo a parlare da refine, allora, per cui vediamo a che cosa serve l'hardwood. L'hardwood serve per fare il charcoal. Il charcoal, che è il carbone, la carbonella, è fondamentale per tutte le altre attività, per cui di base questo serve. Come potete vedere, io ho già fatto del charcoal in precedenza per prepararmi a questo episodio. Comunque, basta avere due unità di hardwood, si clicca qua e si produce un'unità di charcoal. Oltre a questo, possiamo fondere dell'iron ore, che si può acquistare anche questo al mercato nelle cittadine, e ottenere due crude iron, e dal crude iron si può ottenere un lingotto di ferro raffinato. Oltre a questo ci sono poi delle altre cose di smithing più avanzato. Nella sezione smelt, seconda sezione, io vi parlo proprio, questo è un tutorial proprio introduttivo, poi sulle cose più avanzate pian piano uno scopre, anche perché comunque è un'abilità che si sviluppa con il tempo lentamente, per cui io vi do le basi di partenza, pian piano poi costruirete, imparerete voi. Nella sezione smelt, tutte le armi che abbiamo o che abbiamo inutilizzate, non equipaggiate, che possiamo aver trovato magari dai ladri in giro per la mappa, o comunque da parti che abbiamo sconfitto e abbiamo aggiunto nell'inventario, oppure armi che abbiamo comprato e che non ci servono più, possono essere scomposte, diciamo, nelle loro parti fondamentali. Ognuna ha delle tipologie differenti. Per esempio, come potete vedere qua, questo martello, se smontato, ci dà un rogue iron e un rogue iron, quindi uno scarso e uno un pochettino migliore. Questo qua. E anche un pezzettino di hardwood. Se clicchiamo su questo, ci fa vedere che comunque per scomporlo abbiamo bisogno di un charcoal. Per cui, per quello che vi dicevo, sì, l'hardwood si può ottenere scomponendo delle risorse, tipo questo wooden hammer qua. Come potete vedere, ci dà 4 pezzi di hardwood. Però anche qua, per poterlo smontare abbiamo bisogno di fonderlo. Non ha molto senso in questo caso perché dobbiamo solo smontarlo ed è fatto solo di legno, non dobbiamo fondere niente, però funziona così per tutti. Come potete vedere, in ogni situazione abbiamo bisogno comunque di carbone. Utilizzando del carbone otterremo tutte queste risorse qua. Per cui qua sotto possiamo vedere una cosa importantissima, che è la Smithy Stamina. Oltre che la smithing skill, che vabbè, la smithing skill nei quali abbiamo trovati. La smithy stamina ci impedisce di spammare queste operazioni, perché come sapete in Bannerlord l'esperienza sale facendo quella determinata attività. Il fatto di avere della stamina ci impedisce di poter smontare, comprare, smontare, comprare, smontare, comprare all'infinito fino ad essere di livello massimo.
abbiamo un tot di stamina, per cui quando è esaurita, boh, dobbiamo aspettare a fare delle altre cose prima di poter tornare a picchiare sul metallo. Facciamo un esempio allora. Per esempio, smontiamo questa Western Infantry Axe, ok? Con un'unità di charcoal ci dà 2, 3 di hardwood e 5 wrought iron, per cui ci guadagniamo anche in hardwood perché questo qua è più di un pezzo di charcoal e mezzo. Smelt, come potete aver visto, oltre all'averci dato delle unità qua sotto, ci ha sbloccato delle componenti, ha detto. Adesso non sono riuscito a leggere perché appaiono sempre molto in fretta, e quella è una cosa un po' negativa che effettivamente devo segnalare. Quindi appunto abbiamo adesso 3 di hardwood e 5 di wrought iron. E questo appunto è come funziona la modalità smelt. Abbiamo consumato 10 di stamina. Modalità forge, che è quella appunto per creare i veri e propri oggetti, che è la parte per cui siamo qua in primo luogo. Oltre al fatto che comunque se uno è molto bravo di a raffinare gli oggetti, smontando le cose o comunque migliorando quello che abbiamo, possiamo guadagnare dei soldi e commerciando, che può essere anche un motivo per utilizzare la forge. Possiamo creare delle armi, come potete vedere, possono essere armi a una mano, armi a due mani, delle daghe, dei pugnali da lanciare, delle picche, delle mazze a due mani, quindi un po' di tutto di più. Partiamo da una cosa semplice, mi pare che forse la daga fosse la più semplice. O la daga o la spada. Sì, beh, entrambe. Facciamo la spada. Allora, qua possiamo scegliere delle tipologie di pezzi, come potete vedere. Buona parte sono bloccate, si parte con quasi tutte bloccate, e man mano che smontiamo degli oggetti, da quello che ho visto, si ottengono randomicamente delle componenti. Penso che anche in altre cose possono sbloccarsi, me le ha sempre dati solo smeltando. Non in altre situazioni mi ha sbloccato degli oggetti là, quindi penso che smontando degli oggetti dici, ah, potrei farlo così, vabbè, e quindi ti aggiunge dei pezzi diversi. Per esempio adesso come lama, io qua in questo caso ho sbloccato solo questa qua, Simple Warsword Blade, che ha delle determinate particolarità, per cui è difficile 10, ha una lunghezza di 1,3 m, un peso determinato e un tot di danno che può fare. Mentre invece le altre, come potete vedere, hanno delle caratteristiche diverse e avranno anche delle forme diverse e appariranno in modo diverso. Poi, appunto, ci sono varie componenti. Questa qua è la guardia. Qua vediamo se ne ho qualcuna. Sì, ho questa qua di livello 3, per esempio, che è molto più difficile da fare, però aumenta le caratteristiche della nostra arma. Come potete vedere, è più elaborata e ci darà delle caratteristiche in più. Perché, allora, peso 0,2, ma hand armor più 4. Questa era hand armor 2. Pesa un pochettino in più, no, pesa uguale. E chiede sempre uno di crude iron. No, qua chiede uno di iron, mentre invece qua era uno di crude iron. Hanno delle caratteristiche diverse. Questa qua invece è l'elsa vera e propria, dove prendiamo le mani. Qua in questo caso è fatta di legno e penso di avere solo quella al momento. Ce ne sono tante tipologie differenti, come potete vedere. Ultimo pezzo è il pomello giù in fondo, di cui abbiamo quello. Vediamo se c'è qualcos'altro. No. Sono divisi in tier in base alla difficoltà. Poi, ovviamente, ognuno di questi ha delle componenti diverse. Qua ha solo tre pezzetti, perché appunto, essendo solo un pugnale, non ha bisogno cioè, non è lungo come il resto. Se dobbiamo fare una throwing axe ha solo due pezzi, per esempio, che tra l'altro non possiamo fare perché non abbiamo nessuna delle componenti sbloccate. La mazza anche ne ha soltanto due. Abbiamo delle componenti di più? No, solo quelle di base. Oltre questo ci sono, vabbè, qua è un sommario che indica quello che abbiamo cambiato qua, come va a impattare la nostra arma. Quindi, per esempio, se noi andiamo a mettere questa, vedete che qua sotto è cambiato. No, non è cambiato un case perché qua non mette
quanto ripara dalle mani. Però appunto cambiando qua, se avessimo cambiato qua la lama ci avrebbe... Ah, sì, qua lo fa vedere, non possiamo sceglierla ma lo fa vedere comunque. Vedete che qua sotto cambiano le caratteristiche della nostra arma. Una cosa invece che possiamo sempre liberamente scegliere è la lunghezza della nostra arma. In base a quanto la facciamo lunga o corta, la difficoltà aumenta o diminuisce, cioè più grande più è difficile, però ha anche delle caratteristiche diverse, come la weapon reach, perché ovviamente avremo la possibilità di raggiungere dei nemici più distanti se abbiamo un'arma più lunga, ma sarà più pesante e sarà più difficile da maneggiare. Vedete che handling qua è 93, mentre invece qua è 99, è molto più facile da maneggiare, però weapon reach qua è 91 e qua è 110. Il resto cambia 93, 90, 94, 99. Sì, cambia la velocità. Entrambe le velocità. Però il danno 36, 47, 36, 52. Tagliando facciamo più danno. Mentre invece di Pierce no. Tagliando probabilmente facciamo più danno perché essendo più lunga, più superficie su cui può tagliare effettivamente. Detto questo, noi partiamo da un'abilità che è quella nostra di smithing. In questo caso io ho un personaggio che ha smithing a livello 26, questa spada ha una difficoltà di 40. Quindi noi provando a forgiare questa spada qua, adesso non abbiamo abbastanza risorse, io ho bisogno di un crude iron, quindi smeltiamo qualcosa che ci dia del crude iron, tipo questa accetta qua. Melt, mi ha consumato altre 10, come potete vedere. In questo caso adesso posso farla perché ho tutti gli elementi che mi servono. Mi serve un charcoal, che serve sempre il charcoal, un hardwood, 4 root iron e un crude iron. Provando a fare un'arma di questa tipologia qua, la faccio corta perché, come potete vedere, invece lunga è molto più difficile, 8 più difficile. La sta creando. Vedete che c'è qualcosa che non ha funzionato, ci sono delle parti rosse. Perché? Che cosa è successo? Noi abbiamo provato a fare un'arma di difficoltà 40 avendo uno smithing che non era sufficiente, era solo livello 26. Per cui cosa vuol dire? Che in alcune di queste componenti qua non siamo stati molto bravi, abbiamo fatto dei difetti nella nostra arma. Per cui non sarà potente come doveva essere di base, abbiamo dei malus. Qua per esempio sia di thrust speed che di swing speed abbiamo dei malus di meno 2 e meno 3. E qua abbiamo meno 1 al damage e meno 1 all'handling. Invece, per fortuna, questa parte qua ci è venuta un po' meglio, quindi abbiamo un bonus. Ovviamente, più siamo bravi, come Fabbri, più le armi che possiamo fare saranno difficili. E se facciamo delle armi facili, avranno degli importanti bonus. Oltre a questo, possiamo scegliere liberamente il nostro nome, quindi possiamo chiamarla Peppino. Peppio lo storpio. Peppio lo storpio, perché è venuto un po' male. Done. E... Ah, no, ok, ci ha sbloccato anche delle parti. Sickle Blade. Per esempio. Non sempre, quelli sono randomici e dipende. Non per forza vi dà delle robe di lame, di spade se fate delle spade e via dicendo. Non per forza vi dà delle robe di livello 1 se siete di livello 1. Andiamo a vedere il nostro inventario. E nel nostro inventario vediamo Peppio lo storpio. In questo caso è molto più scarsa dell'arma Scarasa che ho già di mio, quindi sarà probabilmente da vendere. Questo è tutto per quanto riguarda il tutorial base per la forgia. Io vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi se per caso foste interessati ad altri contenuti videoludici o su Mount & Blade Bannerlord. Cercherò di fare un po' di altri tutorial in questo periodo di early access del gioco. Ciao a tutti e buona giornata!